allacciatissima a questa partita qua. Abbiamo sofferto la loro grandissima fisicità e che chiaramente subiamo in ogni ruolo. Abbiamo tirato con, nel momento, primo quarto e secondo quarto, secondo me abbiamo costruito dei buoni tiri, ne abbiamo sbagliati tanti, e pur non riuscendo mai ad arrivare al ferro. È chiaro che oggi ci manca un po' di gamba, e per noi era la 39esima partita stagionale e un pochino l'abbiamo pagata. Spiace così tanto, perché onestamente è una manifestazione bellissima, ci siamo meritati di essere qua per tutto il percorso che abbiamo fatto. Abbandonarla così dà fastidio, spero che dia molto fastidio a tutti i giocatori, che tornino dopo qualche giorno che gli diamo per rigenerarsi, che ritornino carichissimi. In bocca al lupo a Milano e a tutte le altre squadre ancora invitate a questo ballo. E basta. Ci sono domande? Nome e testata? Buonasera coach, vi diamo un attimo di Aneta Basket. Allora le faccio un po' tornare il sorriso, visto che la vedo un po' abbacchiato. E no, non sono abbacchiato, sono arrabbiato. Allora, allora è peggio, però. Lei è un figlio anche di Torino e quindi tutti i tifosi di Torino si ricordano di lei, di quello che è stato. Insomma, che effetto le fa ogni volta che torna in città? E un suo commento sul pubblico di Torino, che risponde sempre presente quando ci sono manifestazioni del genere. Grazie. Il ritorno era un po' che non tornavo, cioè dall'anno scorso che non tornavo. È sempre piacevole, mi rievoca ricordi che ricordano la montagna russa. Sono stati 2 anni folli, però che hanno creato legami, rapporti, storie. È sempre piacevole. Pubblico, mi ha fatto piacere vedere e salutare tanti tifosi della purtroppo scomparsa Auxilium, che ricordo con piacere. Vedere i loro sorrisi mi ha dato proprio gusto. Altre domande? Sì? Edoardo, nome e testata? Valentino Mazzolai per l'Adige. Volevo chiedere se c'è stato un po' di timore all'inizio, sembrava ci fosse della frenesia nel trovare il tiro, nel trovare la soluzione giusta. Ha influito quello sull'approccio? Secondo me ha influito la loro fisicità, perché comunque ti mettono il corpo addosso sempre. È chiaro che i nostri piccoli sono piccoli, lo sappiamo. Oggi non sono stati brillantissimi nel creare vantaggi, quindi abbiamo iniziato la partita con 3 palle perse, dove probabilmente togliendo un palleggio avremmo tirato un tiro completamente aperto, che sono quelli che vogliamo. Loro sono stati molto bravi a escluderci Graziulis con la loro fisicità, con Melli, con la taglia di Voigtmann. Ci hanno messo il corpo addosso a Kamar Baldwin dall'inizio, marcandolo con Devon Hall, con Shields, con Tonut. Beati loro che hanno questi corpi e queste armi. Poi non frenesia, è difficile giocare contro Milano quando spende il corpo per davvero. Sono in un buonissimo momento, sono arrivati qua e hanno una missione, tutti siamo qua, eravamo qua per provare a sognare, però è chiaro che bisogna anche essere realisti ed onesti, ci sono squadre più attrezzate, poi le sorprese escono, però deve riuscirti tutto. Loro erano qua tendenzialmente in missione, hanno fatto quello che dovevano fare contro i nostri esterni e chiaramente ci hanno messo in difficoltà. Ultima domanda. Buonasera coach, Andrea Rizzonelli, Superbasket. Le volevo chiedere, in questa pausa di parecchie settimane, qual è l'elemento su cui concentrarsi maggiormente secondo lei? Più un recupero fisico o, come diceva lei, anche mentale, per staccare un attimo dopo la grande intensità di questi primi mesi? Grazie. Il recupero fisico e psicofisico è fondamentale. Noi con oggi sono 39 partite, noi abbiamo fatto
da agosto 9 giorni dove non ci siamo visti, cioè 9 giorni dove i giocatori, o 7 o 9, dove non sono venuti in palestra, perché spesso i giorni liberi per noi erano di viaggio, e partendo alle 6 del mattino italiano da dove eravamo in Coppa, arrivando alle 6 del pomeriggio a Trento, quindi abbiamo speso tanto, abbiamo fatto una discreta cavalcata in Coppa che ci ha lasciato con l'amaro in bocca, perché abbiamo fatto delle ottime partite, delle partite dove potevamo essere un po' più solidi e provare a passare e passare il turno, ed è una cosa che ci ha fatto arrabbiare. Uguale in campionato, abbiamo avuto dei grandissimi momenti, delle grandi partite, altre partite dove per mille motivi non abbiamo performato e quindi siamo un filo più indietro di quello che forse probabilmente dovremmo essere. Abbiamo bisogno di rigenerarci, abbiamo bisogno di recuperare fisicamente la freschezza di alcuni giocatori, la brillantezza, e mentalmente anche, perché adesso arriva la parte della stagione dove quasi tutte le squadre hanno un obiettivo, cioè chi si deve salvare, chi deve lottare per i play-off, con la classifica corta com'è quest'anno siamo ancora quasi tutti in ballo per arrivare non ai play-off, per arrivare ai play-off con una posizione discreta, perché oggi con 10-10 sei fuori e con 11-10 sei quinto, e quindi e con 9-10 e con 9-11 sei a una vittoria dei play-off, quindi bisognerà rigenerarsi e arrivare carichi alla parte più importante della stagione. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, coach Ettore Messina e A7 Olimpia Milano. Prego. Buonasera. Credo che abbiamo fatto una partita molto concreta, abbiamo difeso bene soprattutto sui loro esterni, che di solito creano moltissime situazioni di gioco col pick and roll e con gli isolamenti. Abbiamo preso i rimbalzi, abbiamo corso bene in contropiede, devo dire abbiamo avuto un approccio incoraggiante alla partita. Adesso torniamo a casa e ci prepariamo poi per la semifinale. Domande? Nome testata? Buonasera coach, Lorenzo Lubrano, Radio Bla Bla Network News. Tra il secondo quarto e il terzo quarto avete spaccato la partita in due, si può dire che anche quella è stata una delle chiavi, se non la chiave principale della partita? Mi sembrava di averlo detto, abbiamo difeso molto bene e siamo andati in contropiede. Certo, voglio dire, è ovvio che se poi lì lo fai con continuità per 12-13 minuti, prendi un vantaggio molto importante e la partita si chiude. Sì. Ok, grazie. Domande? Sì? Fabio Cavaniere, Ariero Olimpia di Milano. Buonasera coach. Una vittoria netta nonostante il 3 su 19 al tiro del trio Mirotic nei Piermelli, quindi insomma una statistica diciamo, importante diciamo, per quello che possono dare, hanno dato gli altri diciamo, di contributo. Sicuramente, credo che come dicevo prima, il fatto che abbiamo difeso bene e abbiamo avuto la possibilità di attaccare molto in campo aperto ci ha dato la possibilità di non dipendere dalle percentuali di tiro. Ultime due domande. Buonasera coach, Emiliano Latino, Pianeta Basket. Avete difeso molto bene, soprattutto Trento non è quasi mai riuscita a entrare in area con facilità. Si parla spesso di partite secche e quindi anche con eventuali sorprese. Oggi Milano però ha messo la faccia giusta, mentalmente soprattutto, ha imposto la propria legge. Ringrazio i complimenti, di solito voglio dire, non è, c'è sempre un briciolo di tensione in più quando diciamo, devi giocare una partita che ovviamente ti vede favorito, no? Però noi ci ricordavamo anche che a Trento è vero che non avevamo Mirotic e Shields in quella partita, però abbiamo fatto, è stata una partita molto faticata, abbiamo vinto alla fine di poco e quindi diciamo, siamo arrivati in campo credo con grande rispetto, con il giusto rispetto per una squadra molto ben organizzata e con il talento che gli ha permesso di qualificarsi per la Final Eight. L'ultima. Sì, certo. Sì, possiamo continuare? Prego.
Ciao coach, buonanotte, José Ramón Alba, Spagna. Ti voglio fare, ha avuto un punto che il tuo equipo ha fatto 41-11 da fila. Come buono è per te per non aver iniziato più o meno la partita e per le prossime ronde della competizione? Grazie. Purtroppo non credo che ci sia molto collegamento tra questa partita e l'eventuale prossima. Ogni partita è diversa. Quello che abbiamo visto per l'ennesima volta è che se riusciamo a difendere bene, ripeto, abbiamo la possibilità di fare dei canestri facili. E quando fai dei canestri facili, la partita diventa, oltre al fatto che abbiamo preso un vantaggio importante, però mi ricollego a quello che ha detto il tuo collega prima, se fai dei canestri in contropiede non sei diciamo troppo legato alle percentuali di tiro. Se giochi solo a metà campo dipendi tantissimo dalle percentuali di tiro e allora le partite come queste si possono complicare molto. Piero Guerrini, prego. Ciao Piero. Buonasera coach. A prescindere dalla partita, non so se ne avessi già parlato, volevo sapere, viste le condizioni di Beron, se per caso pensate di far giocare, non dico qui in Coppa, ma comunque in un prossimo futuro, Magruder anche in campionato. Al momento no. Grazie. Prego. Ultima domanda, Box One. Buonasera coach. Vorrei aggiungere una cosa, perché Mac ci sta aiutando molto in Eurolega ed è un ragazzo che ha delle qualità sia tecniche che umane. Il problema è che abbiamo un solo tesseramento e abbiamo bisogno di tenerlo di riserva se dovesse accadere qualcosa di negativo. Buonasera coach, Vox and One Podcast, Michele Longo. Questa difesa sugli esterni è una soluzione che si era già vista domenica scorsa contro Brindisi, per esempio, lei lo ha detto in conferenza stampa, proprio per voler sfruttare la fisicità rispetto agli avversari. Pensa che può essere una soluzione anche per le prossime partite con avversari un pochettino con più stazza, oppure dobbiamo provarci sicuramente, certo. Poi ovviamente sarà diverso perché troveremo avversari con maggiore stazza fisica, questo sicuro, certo. Grazie. Perfetto. Okay. Grazie a tutti. Ringrazio, buonasera.